Bella a tutti ragazzi, siamo su Life After Us The System. Menus, run, vabbè, was the look, vabbè, solito. Premi escape. Cosa? Starei scherzando. Devo fare. Ah. Ok. Ha ricevuto una lettera dal nonno, mi sembra, o dalla nipote, non lo so, che dice che praticamente c'è una tipa impazzita che pensa di essere una bambina, una roba del genere. Penso di aver capito, ragazzi. Già che la prima porta non si apre mi fa girare il cazzo. La grafica è bella però, eh. Ed è anche bello veloce, va. 30 fps, giusti, giusti. Senza troppe rotture di coglioni. Ragazzi, non ho capito la storia. Vabbè, lasciamo perdere, ma meglio così. Tanto negli horror, in quelli indie almeno non serve neanche la storia. E il mio scopo quale cazzo è? Quindi, boh. Oh merda, quante porte. Questa non si apre. Le porte che mettono così di bellezza io non riesco. Oh cazzo. Mica quanto salta! Adesso perché c'è una sedia davanti non salto più. Ah, sono entrato in camera mia. I made a new friend today, Dr. Tar. He seems very pretty. He touching my hair. He must... Ah, lei praticamente c'è il nonno, non so chi, che dice che si comporta come una bambina, no? E lei dice, oggi ho trovato un nuovo amico, Dr. Tar. Dice che sono molto carina e mi continua a toccare i capelli e sembra che gli piaccia. Ci prova, eh? Mi son bloccato. Mi son bloccato. Mi son bloccato! No, dai. No. No, raga, seriamente. Io non ci credo. Cos'è sta roba? Come chiudi i menu? Ma che... Sono bloccato! Dai, ma che merda! Ma è rimasto bloccato! Ma come cazzo fai a rimanere bloccato? Guarda quanto spazio che ha! Bello che sta camminando anche.